Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro il video delle letture del mese di giugno, che purtroppo è volato via troppo velocemente. Allora, durante il mese di giugno sono riuscita a leggere 4 libri, quindi sono molto contenta, anzi direi 4 libri e un pizzetto, poi capirete perché. L'unico mese in cui non sono riuscita a leggere 4 libri è stato maggio, in cui ne ho lette soltanto 2, e vedremo come andrà luglio, perché luglio è uno di quei mesi in cui avrei bisogno di avere delle giornate da 48 ore e purtroppo non è possibile, quindi insomma vediamo quanto riuscirò a leggere. Io sto cercando di farlo in ogni momento possibile, ma adesso insomma concentriamoci sulle letture fatte appunto lo scorso mese. Il primo libro che ho letto è un fumetto che mi era stato regalato dalla mia sorella per Natale ed è I Promessi Sposi e altre storie ispirate a Alessandro Manzoni, della Disney praticamente, di una collana che si chiama Capolavori della letteratura. In pratica questa collana racchiude rivisitazioni delle più grandi opere della letteratura italiana. In questo caso abbiamo per l'appunto Manzoni. Questo è il volume numero 8, non so se riuscite a leggerlo qui, comunque è il numero 8, quindi sicuramente insomma ne esistono molti altri che mi piacerebbe un giorno riuscire a recuperare e leggere. Quindi, come avrete capito, qui si parla dei Promessi Sposi. In realtà però la storia è stata modificata, nel senso che sembra di leggere un'altra storia, ma con questi rimandi che ci ricordano quale sia la base dalla quale la storia è nata. Per esempio, per darvi un'idea, abbiamo dei nomi che ovviamente ricordano quelli originali, per esempio Pippondio o Don Paperigo, oppure nella storia che parla dove sono protagonisti, insomma, Topolino e Minni, c'è una bambina dispettosa, una marchesina che, insomma, una bambina viziata che non vuole star sentire ragioni, è una vera pecca. E quindi è diventata lei la peste che in realtà è nei Promessi Sposi, insomma, per farvi capire. Quindi è questo che rende realmente interessante questo volumetto, cioè il fatto che appunto non è ripreso alla lettera il romanzo di Manzoni, ma ci sono questi rimandi, cioè la base della storia è la stessa e poi ci sono delle modifiche chiaramente tipiche di tutte le storie di Paperina, Paperino e Minnie e Topolino. Io l'ho letto durante un pomeriggio mentre ero in giardino a prendere il sole e mi è piaciuto moltissimo, quindi io sicuramente ve lo consiglio. Poi sono delle edizioni veramente carine con la copertina rigida e costano pochissimo, una decina d'euro, quindi consigliato. Il secondo libro che ho letto durante il mese di giugno è stato Sei nato ricco di Bob Proctor. Allora, questo libro l'ho comprato su Macro Librarsi, non so se conoscete il sito, comunque è un sito dove si trovano moltissime letture, moltissimi libri che parlano di autoaiuto, oppure di religione, oppure di salute, insomma di yoga per esempio, ecco, di tantissimi argomenti molto particolari, e propone soprattutto titoli che non sempre si trovano su altri siti, quindi è questo insomma che un po' lo caratterizza. In più ci sono anche tantissimi alimenti salutari, biologici, insomma è un sito pensato per la salute, per tutti i tipi di salute. Io ho comprato questo perché stavo cercando un libro che parlasse della legge dell'attrazione. Su questo titolo ho letto delle recensioni buone, nel senso che le persone erano rimaste soddisfatte dei consigli che l'autore dava all'interno di questo libro, anche se questo si incentra particolarmente sull'ambizione, il desiderio che hanno molte persone di avere più soldi, quindi potersi permettere degli sfizi o semplicemente delle cose che desiderano in più rispetto a quello che possono fare attualmente. Nonostante io e mio marito fortunatamente economicamente insomma stiamo bene, ecco, ero curiosa di leggere qualcosa che mi potesse dare qualche consiglio per aumentare le entrate, per riuscire a mettere da parte un po' di più, ecco, perché anche per l'adozione sapete insomma i soldi servono e quindi poteva essere, ecco, anche d'aiuto. Allora, il libro io è vero che l'ho trovato piuttosto scorrevole, si legge bene anche perché è scritto piuttosto grande, insomma
scorre, ecco, per capirsi, però ho trovato anche dei difetti, cioè lui parla ovviamente sì dei metodi che bisognerebbe utilizzare per impostare la propria mente in modo tale da attirare ciò che noi desideriamo. Questo è ciò che dice la legge dell'attrazione. La legge dell'attrazione dice che se noi pensiamo sempre in maniera negativa, quindi non troverò mai l'amore della mia vita, non riuscirò mai ad andare al ristorante una volta a settimana, non avrò mai un lavoro migliore, non incontrerò mai persone con le quali sto bene, e così via, insomma. Dato che le azioni nascono dalle idee, se le nostre idee sono così negative, non potranno che produrre azioni che mantengono costante il nostro stato attuale, quindi che non sono in grado di farci fare il salto di qualità. Tutto sta nel modificare la propria mente e fare in modo che già nella mente noi ci proiettiamo vedendoci con in mano ciò che desideriamo. Quindi l'essere capace di visualizzarsi con la persona che amiamo, o con un lavoro migliore, o con maggiori possibilità economiche, ma insomma le possibilità sono infinite. Allora, di conseguenza, anche le nostre azioni, senza che noi ce ne accorgiamo, ci spingeranno in quella direzione. Io credo nella legge dell'attrazione perché l'ho provata su di me, nel senso che nonostante ancora è normale avere per tutti dei momenti di sconforto in cui ci sentiamo come se tutto ce l'avesse con noi e non come se tutti gli ostacoli del mondo fossero sul nostro cammino e non riuscivamo ad andare avanti, ci sono dei momenti, insomma, dove appunto riuscire a trovare questa forza di domare la propria mente ci aiuta tantissimo, o perlomeno su di me l'ha fatto. Io e mio marito abbiamo dovuto affrontare degli ostacoli e li affrontiamo tuttora, insomma, perché il procedimento dell'adozione è veramente pieno di ostacoli, qualunque persona che abbia adottato ve lo potrà dire, però insomma ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: qui qualcuno ci sta dicendo qualcosa, noi non siamo destinati ad adottare, tutto è contro, qualunque passo facciamo abbiamo dei ritardi, abbiamo degli ostacoli, abbiamo degli impedimenti. Quindi ero veramente giù di morale. Poi una persona molto saggia mi ha detto: quando un giorno tu avrai tuo figlio a casa con te, gli potrai dire: lo sai io che cosa ho dovuto affrontare? E l'ho fatto perché ho affrontato questo, questa persona, questi ostacoli, tutto pur di avere te, e non mi sono mai fermata perché il mio obiettivo era avere te qui a casa con me. Questo ovviamente mi ha permesso di modificare il modo in cui mi approccio a queste difficoltà, nel senso che nel momento in cui le affronto non le vedo più come un ostacolo che mi vuole impedire di arrivare alla fine di questa adozione, ma lo vedo come una prova per dimostrare quanto sono forte, o quanto siamo forti, ecco, perché poi queste cose si fanno in due. Quindi questo è, per esempio, il fatto che poi, cambiando la mia mentalità, automaticamente sono riuscita ad andare avanti nel percorso senza bloccarmi, e soprattutto con il sorriso, senza dover piangere tutte le mie lacrime. Tornando al libro, per l'appunto, questa era per spiegarvi la legge dell'attrazione. Per tornare al libro, allora, diciamo che i difetti principali sono due. Uno, quando lui nomina altre persone che ha aiutato a raggiungere i propri obiettivi economici, in realtà lo racconta soltanto da un punto di vista teorico. Avrei preferito qualche esperienza, qualche aneddoto più concreto, soprattutto per vedere come loro effettivamente nelle azioni fossero riusciti ad avere delle maggiori entrate. In realtà, ecco, lui l'affronta un po' dal punto di vista solo teorico. E il secondo è il fatto che si concentra moltissimo, perché ritiene molto importante, la parte iniziale del procedimento, ovvero quella di visualizzarci già ricchi, già in possesso dei soldi che vorremmo avere per poterci permettere determinate cose. Questo concetto qui è ripetuto 20.000 volte, quindi dopo un po' avevo voglia di saltare le pagine perché dicevo: ok, questo l'ho capito, basta, ecco. Quindi diciamo che se cercate qualcosa sulla legge dell'attrazione ci sono tantissimi titoli molto interessanti, vi basterà poi leggere qualche recensione per rendervi conto se potrebbe soddisfare le vostre aspettative o le vostre necessità. Questo forse non è il libro adatto per cominciare, perché non è proprio il top. Terzo libro letto nel mese di giugno, ovviamente ormai lo sapete, è il sesto volume di Harry Potter, quindi Il Principe Mezzo Sangue. Che dire, tutte le volte che parlo di Harry Potter ne parlo in maniera meravigliosa, perché lo adoro, ovviamente. Ho adorato chiaramente anche questo volume, del quale ricordavo poco, come dico sempre, perché dal quinto volume in poi non ricordavo tanti particolari.
Che cosa mi è piaciuto? Perché non c'è niente che non mi è piaciuto. Mi è piaciuto il fatto, ovviamente, Piton. Allora io direi la prima cosa è sempre Piton. Piton è il mio personaggio preferito in assoluto, probabilmente dell'intera letteratura, perché non perché chiaramente io mi senta particolarmente in sintonia con quel personaggio, ma proprio perché è pensato in maniera geniale. È un personaggio che nasconde dentro di sé luci e ombre, è un personaggio così misterioso ma allo stesso tempo così interessante. È un personaggio indispensabile all'interno di tutte le storie, praticamente ogni avventura di Harry Potter ha visto l'intervento di Piton, ma soprattutto è bellissimo proprio dal punto di vista psicologico, come viene delineato. E qui ovviamente, per chi non conosce la storia come prosegue, rimane ovviamente senza parole vedendo il tradimento di Piton. E soprattutto per la prima volta mettiamo in dubbio il giudizio di Silente, che quindi non ci sembra così perfetto come ci era sembrato fino ad ora, ovviamente vedendo che si era sbagliato, almeno teoricamente, su Piton. E l'ultima scena in cui lui corre fuori dai cancelli di Hogwarts insieme a Malfoy per non tornare poi più in quella scuola è, come professore, insomma, è una cosa che mi ha toccata, ecco, mi sentivo proprio nei panni di Harry, nella sua delusione, nel suo sconforto alla fine e nel vedere quest'uomo correre via, soprattutto sapendo poi cosa succede nell'ultimo volume, ma questo ovviamente chi ha letto solo questo non lo può sapere. Poi che cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto, vabbè, gli Horcrux che per la prima volta entrano in scena e ci vengono spiegati. Ho trovato geniale non soltanto le avventure che hanno Silente ed Harry soprattutto nel pensatoio, che sono meravigliose, ma soprattutto l'idea stessa degli Horcrux, ovvero il fatto che uno possa spaccarsi l'anima e in che modo si spacca l'anima uccidendo qualcuno. Può sembrare banale, ma secondo me è veramente importante, veramente toccante il fatto che la Rowling abbia deciso di mettere come crimine peggiore in assoluto, che appunto ti divide l'anima, è proprio che sia proprio l'uccisione di una persona. Come ho detto, so che può sembrare scontato, ma in realtà nel mondo in cui viviamo oggi, in cui sentiamo parlare praticamente di continuo di uccisioni, di omicidi, di violenza, insegnare a dei ragazzi che uccidere qualcuno ti divide l'anima, è il peccato più grande che si possa commettere, l'ho ritenuta una cosa veramente profonda e interessante, insomma. E poi niente, in generale la storia mi è piaciuta moltissimo, mi piace come viene delineato Harry Potter, come sempre con i suoi amici, ma mi è piaciuto anche Malfoy in questo caso, perché è un personaggio che per la prima volta perde, durante questo racconto, perde l'interesse per Harry Potter, o comunque la sua voglia sempre di metterlo in cattiva luce, di prenderlo in giro, sia lui che Ron e così via, ma per la prima volta lo vediamo concentrato su qualcosa di più grande di lui. A me non so come mai, non so se lo fa anche a voi, ha ricordato quei ragazzi, quei giovanissimi ragazzi che magari vivono in città dove la criminalità la fa da padrone e che nutrono dentro di loro il desiderio di far parte di quel gruppo di persone, quindi che si tratti di mafia, camorra o semplicemente la criminalità organizzata, quei ragazzi che vogliono mostrarsi coraggiosi di fronte a quei altri criminali più grandi di loro, perché vogliono entrare a far parte di quella cerchia, insomma, quindi mi ha ricordato un po' quello, tanto che in alcuni punti Malfoy mi fa quasi pena, soprattutto alla fine, nel senso che si è messo dentro qualcosa di molto più grande di lui, nonostante sia una persona che fino ad ora si è sempre dimostrata cattiva e dispettosa, insomma, con tutti i difetti del mondo. In quel caso comunque ci si rende conto di quanto psicologicamente sia debole e di quanto sia in realtà pieno di paura, nonostante la sua corazza spavalda. Basta, insomma, non direi altro su Harry Potter, anche perché potremmo parlarne per mesi e mesi, e adesso ovviamente mi dedico alla lettura dell'ultimo volume. Ultimo libro letto nel mese di giugno è stato Oltre l'inverno di Isabel Allende. Allora, di questo libro ve ne ho parlato, o meglio, ve l'ho fatto vedere su Instagram e tantissimi di voi mi hanno scritto dicendomi tutti i titoli di Isabel Allende che avevano amato. Quindi mi sono fatta una bellissima lista di titoli che mi avete consigliato voi, perché ovviamente questa autrice è molto
Ha scritto moltissimi libri, alcuni chiaramente migliori, alcuni peggiori, secondo l'opinione comune, quindi ho fatto una selezione di quelli che in tanti mi avevate consigliato, perché questo credo sia il primo libro che leggo di questa autrice. Lei, ho scoperto, è nata in Perù e ha vissuto poi in Cile, quindi chiaramente l'America Latina in questo momento mi interessa in maniera particolare, quindi sono stata felicissima di immergermi in questo mondo. Isabella Allende adora l'America Latina e lo si capisce da come anche scrive questo libro, ma l'adora talmente tanto da non essere cieca di fronte ai difetti della sua terra, nel senso che all'interno dei personaggi che vengono da quei paesi mette una serie di caratteristiche che sono soprattutto forza, coraggio, intelligenza, che sono come se fosse proprio la terra, la loro terra natale ad avergli donato, quindi è come se lei esaltasse i paesi dell'America Latina per essere in grado di infondere tante cose positive all'interno delle persone che vi nascono, ma allo stesso tempo non nega gli orrori che sono accaduti e che accadono tuttora in questi stati, quindi le dittature, le rivolte, le violenze, la criminalità organizzata, insomma, c'è tanto anche delle cose più brutte che succedono lì, perché è inutile essere ciechi di fronte a questo. L'America Latina non è solo meravigliosi paesaggi, una cultura particolare e vestiti colorati, ecco, insomma. La storia di questo libro racconta di tre personaggi, Richard, Lucia e Evelyn, se non mi sbaglio, perché io di solito i nomi dei personaggi me li dimentico così, dopo aver finito il libro. Questi tre personaggi sono molto diversi tra loro. Richard e Lucia sono due persone, insomma, non dico anziane, ma insomma adulte, che vivono in due appartamenti che sono uno sopra l'altro, insomma, e che insegnano entrambi ad un'università, l'Università di New York. Mentre Evelyn è una ragazzina immigrata clandestina che, diciamo, il caso vuole, non vi so spiegare come, incontra gli altri due personaggi e mostra loro che all'interno di una macchina che aveva preso in prestito nel bagagliaio, insomma, ha trovato un cadavere, il cadavere di una donna. Quindi questi due personaggi più adulti, Richard e Lucia, decidono di aiutare la giovane ragazza perché sanno che essendo un'immigrata clandestina sicuramente non ci sarà nessun tipo di pietà nei suoi confronti e una volta appurato che non è stata lei ad uccidere quella donna, decidono di aiutarla, e quindi questo è il racconto di come i tre personaggi insieme lavorano per risolvere questo omicidio, ma soprattutto per salvare la ragazzina. Ma la cosa più bella sono i capitoli dedicati, che sono moltissimi, i capitoli dedicati al passato dei tre personaggi, quindi viene raccontata la loro storia fin da quando erano dei bambini. Qui vediamo tre personaggi che hanno vissuto delle vite piene di ostacoli, hanno dovuto superare veramente delle situazioni pazzesche, tutte situazioni molto diverse, cioè hanno avuto tre vite molto diverse l'una dall'altra, ma che comunque le ha profondamente provati, soprattutto quando ovviamente, come ho detto, la loro vita si svolgeva in America Latina, perché sono dovuti entrare in contatto con i lati più brutti di questi stati. Quindi è interessante perché parla ovviamente di movimenti politici, parla di ribellioni, parla di pensieri dei giovani, di azioni che gruppi di giovani studenti facevano, insomma parla veramente di tantissimi argomenti, di violenza e soprattutto anche dell'immigrazione, per l'appunto immigrazione clandestina, e di come appunto questa ragazzina sia riuscita ad entrare negli Stati Uniti. La scrittura è bellissima, lei scrive praticamente quasi senza dialoghi. I suoi, alcune pagine sono veramente, avranno veramente tipo una battuta per farvi capire, il resto è tutto un racconto che fila, ecco, però è una narrazione talmente fluida che non ci si annoia mai, nel senso che i capitoli scorrono velocemente e non c'è bisogno a volte di troppi dialoghi per spiegare quello che lei ci vuole raccontare, anzi, non so veramente come dire, è come sentire qualcuno che ci racconta una storia e non ci stanchiamo ovviamente di sentircela raccontare, quindi è meraviglioso, io ve lo consiglio. E si chiama Oltre l'inverno perché l'avventura di questi tre personaggi si svolge durante pochi giorni a New York, in cui New York è per l'appunto invasa da una tempesta di neve che ha bloccato completamente la città, ecco. E niente, fatemi sapere se l'avete letto perché io l'ho amato. Come ho detto all'inizio del video, questo mese ho letto 4 libri e un pezzetto. Ovviamente chi di voi mi segue da
insomma, da un po' e ha visto gli ultimi video, sa di cosa sto parlando, perché è iniziata la lettura di It, o meglio, è iniziato il gruppo di lettura di It. Non ve ne parlerò in maniera approfondita perché vi lascio comunque il video, qui dovrebbe comparire, dove vi parlo del gruppo di lettura, di come si svolge, di quali sono le regole, di come è divisa la lettura e così via. Vi dico soltanto che tutto quello che io penso su It lo trovate nella pagina Facebook Un buon libro, una tazza di tè, oppure a volte ne parlo anche su Instagram, quindi questi due social magari teneteli sotto d'occhio, però ecco, quello che volevo dire in realtà è che due parole veloci, perché poi vorrei fare un video dedicato per l'appunto alla lettura della prima parte del libro, perché la lettura è divisa in tre parti, dato che occuperà 3 mesi, lo farò sicuramente il 21 luglio. Però per dirvi due parole, dato che qualcosa l'ho letto chiaramente negli ultimi giorni di giugno, questo libro lo sto adorando, lo sto veramente adorando, mi ha sorpreso da ogni punto di vista, la scrittura, la narrazione, la prosa, la storia in sé per sé, i capitoli, i personaggi, cioè tutto, mi sta piacendo veramente tutto, lo leggo con grandissimo piacere e so che anche chi di voi ha deciso di partecipare al gruppo di lettura lo sta amando. È ovvio che nessuno era obbligato a partire il 21 giugno, quindi se vi volete unire a noi anche adesso siete ovviamente benvenuti. Quindi niente, insomma, questo libro lo sto adorando e spero di parlarvene al più presto in maniera più approfondita. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e soprattutto voglio sapere quali sono i libri che voi avete letto a giugno. La prossima domenica uscirà sicuramente un video, dato che l'ho già registrato, quindi sono sicura che uscirà, e sarà il video che in tanti di voi mi avevano richiesto anche su Instagram, su tutti i libri della mia libreria che ancora non ho letto. Non sono moltissimi, grazie al cielo, però insomma ho alcuni libri che sono lì in attesa di essere letti e che vi faccio vedere, così vi do anche qualche spunto di lettura. Niente, quindi grazie come sempre, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!